al popolo di Amsterdam, un'iniziativa volta al confronto e all'ascolto delle realtà LGBT lametine o comunque del territorio. Potere al popolo sotto questo punto di vista, sul punto di vista dei diritti LGBT, molto avanti rispetto a molte altre formazioni politiche, perché noi proponiamo il matrimonio egualitario nel nostro programma, una lotta contro le discriminazioni, contro l'omotransfobia e persino il riconoscimento delle persone intersessuali e le adozioni anche sia per le persone, per le famiglie omogenitoriali, sia per le persone singole. Detto questo preambolo, cercherò di moderare questa iniziativa e far parlare più persone possibili per appunto confrontarci sul come la comunità LGBT si affaccia al 4 marzo alle elezioni politiche. Grazie. Adesso passo la parola a Marco Marchese, che parlerà un po' della sua attività sul territorio in questi anni, di come fare attivismo LGBT, e quindi passo la parola a lui. Grazie. Grazie a te. Allora, il nostro paese, cioè la politica del nostro paese, sa essere con una parte dei suoi cittadini veramente cattiva, cioè introduce proprio, no, alcuni elementi gratuiti e tipici proprio di voglio fare uno spregio di una persona e quindi per farlo devo necessariamente essere cattivo. Parto da lontano, ma non sarò molto lungo. Parto da quando, diciamo, la politica italiana si mise in testa, ora non mi ricordo più quanti anni fa, comunque era l'epoca quando Rosi Pinti, cioè era un governo Prodi, e quando Rosi Pinti e Barbara Pollastrini dovevano discutere delle unioni civili, che non si chiamavano unioni civili, ma come si chiamavano? Dico Paxi Dorè. I Paxi di Dorè, tutte queste proposte che l'hanno portato a niente. L'idea partorita da questi due personaggi politici che si sono chiusi in una stanza, allora all'epoca si era detto, voi fate una cosa, c'è un'anima diciamo, di sinistra, molto più liberale, aperta, e poi c'è un'anima cattolica, di chiudete in una stanza e tirate fuori un'idea, mettete d'accordo, un'idea che posso, diciamo, unire tutto, e poi noi la portiamo in Parlamento e la approviamo. Naturalmente, per fortuna, non si fece nulla, perché l'idea partorita era molto simpatica. Se fosse passata quella legge, due persone dello stesso sesso potevano unirsi civilmente attraverso una cosa molto simpatica: si dovevano mandare vicendevolmente una raccomandata con la Giunta dei Giorni. Allora, abbiamo pensato un po', quello che sta registrando questo incontro è il mio compagno, ci siamo, voglio dire, recentemente uniti civilmente, e il mio compagno fa il direttore dell'ufficio postale. Boh, immaginatevi un po', lui che una bella mattina dice, va a lavorare, dice, oggi mi sposo. Arriva la posta e dice, e questo è il mio certificato di matrimonio, e poi prende il famoso mitico bollo tondo della posta, e con uno di quei colpi secchi la posta, mi sono sposato, perché ho mandato al mio compagno la famosa raccomandata con ricevuta di ritorno. Non è dato sapere che cosa succedeva se la ricevuta di ritorno si perdeva. Cioè, giusto per capire un po' di particolari, no? Cioè, noi adesso possiamo facilmente ironizzare perché è una delle proposte veramente irricevibili, però la situazione è partita in modo assolutamente drammatico, perché ci vuole una buona dose di cattiveria per trattare i concittadini del tuo stesso paese in questo modo, no? Cioè, legittimare dei progetti di vita attraverso l'invio di una raccomandata. Poi c'è stato questo lungo percorso attraverso
alcune fantasiose altre proposte di legge che sono naturalmente per fortuna pure quelle cadute nel vuoto, e poi è arrivato il renzismo, il quale adesso pretende gratitudine da parte della comunità LGBTQI per aver approvato le unioni civili, che sebbene sia una buona legge che riconosce quasi tutti i diritti, ma ai quali ci mancano dei pezzi fondamentali e importanti, la stepchild adoption, che quindi è la possibilità per il convivente di adottare il figlio del partner, ci manca tutto quello che è il diritto di famiglia e che concerne la filiazione, per cui non si può assolutamente parlare di adozione, non si può parlare né di adozione di persone single né di adozione da parte di persone omosessuali. A me piace parlare di persone omoaffettive, e quindi questa legge poi alla fine è stata anche sfregiata di parte importante. Di adozione in realtà non se ne è mai parlato, però poi dopo il buon Alfano con il suo partito, per poter dare il suo ok al Parlamento e far cadere il governo, poi c'è tutto quanto il retroscena dei 5 Stelle, ma vabbè, adesso sarebbe troppo lungo dirlo. Comunque è stata partorita questa legge sulle unioni civili, che è una legge di segregazionismo giuridico in realtà, no? Perché vorrei, a distanza di quasi 2 anni, chiedere a chi ha votato in Parlamento questa legge, tutti quei a chi ha votato contro soprattutto questa legge, che cosa diciamo di negativo è accaduto poi nella società valle italiana. Cioè, appunto, si sono passate le piaghe, le calamette, se sono successi degli sconvolgimenti. Vedete, i diritti civili in Italia hanno avuto sempre un percorso accidentato, no? Negli anni 70, quando erano gli anni del divorzio, osteggiare il divorzio, cioè uno degli slogan che venivano utilizzati, quelli proprio più frequenti, era: no, noi non possiamo permettere che si possa sciogliere il matrimonio, non possiamo concedere il divorzio, perché altrimenti tutti gli uomini, voglio dire, sfasceranno le famiglie e se ne andranno con la cameriera. Cioè, il concetto proprio, capito? Erano anni veramente tristi, pure di sessismo, no? Oggi se ne andranno con la cameriera, proprio il concetto di dire che una persona che sta a casa inizia la cameriera, una roba così. Ed è stato allora veramente un percorso accidentato, ma bisognerebbe capire, e qui voglio dire, tornando sulla gratitudine che la comunità LGBTQI dovrebbe avere nei confronti di Renzi, uno dovrebbe, diciamo, sottolineare alcune cose e dire: sì, va bene, la legge c'è, però è di segregazionismo giuridico, per cui si è deciso, il Parlamento della Repubblica Italiana ha deciso di marcare comunque questa differenza, perché la mia non è poi alla fine un matrimonio, ma è sempre un'unione civile, quindi comunque una cosa differente. Poi, dov'è la contraddizione? Quasi la stessa, però con questa differenza. E la riflessione che volevo fare si aggancia poi dopo alla premessa che faceva Marco, perché stiamo diventando un paese brutto, un paese cattivo, se noi vediamo tutte quante le manifestazioni di razzismo. E quando parliamo di persone omoaffettive, no? Spesso a me piace fare l'accostamento omofobia uguale, cioè omofobia che non descrive pienamente che cos'è poi dopo questo fenomeno, quindi l'avversione nei confronti delle persone omosessuali, transessuali, è un termine che non descrive pienamente che cos'è questa avversione, però a me piace fare sempre l'accostamento e dire: noi dobbiamo superare anche il concetto di omofobia e riconoscerlo per quello che è, una manifestazione pure semplice di razzismo. Perché vedete, nel corso della storia il razzismo si è evoluto anche nella sua definizione. E il ragionamento è pure abbastanza semplice. Cioè, se noi pensiamo che il 17 maggio del 1992, e pensate, è passato più di un quarto di secolo, sono passati 26 anni, tra qualche mese, tra un paio di mesi, 26 anni, no? Non dalla bocciofila che sta sotto casa mia, con tutto il rispetto, voglio dire, per le bocciofile, per carità, ma non la bocciofila sotto casa mia, ma l'Organizzazione Mondiale della Sanità, che dopo decenni di discussione,
dopo decenni di convegni, di studi, finalmente depenna dal manuale diagnostico l'omosessualità e dal numero delle malattie mentali. Però fa un'operazione molto più importante, non è che dice, beh, noi abbiamo studiato e quindi abbiamo capito finalmente che in scienza e coscienza l'omosessualità non è una malattia, quindi lo dependiamo dal manuale diagnostico, che già questa qui è stata una grandissima cosa. Ma ha fatto un'operazione addirittura molto più importante, ha consegnato al mondo, all'umanità, una definizione di che cos'è l'omosessualità. E parliamo del 1992, quindi di un quarto di secolo fa. E dice, l'omosessualità, in veramente cinque parole, l'omosessualità è una variante naturale del comportamento umano, va bene? Cioè, in queste cinque parole sono racchiusi dei concetti straordinari. Variante naturale, si capisce, quindi per tutti i cultori, voglio dire, che cos'è normale, non è normale, cioè proprio non c'è niente da dire, il problema è risolto, pace, va bene? Variante naturale. Poi vedete, c'è un particolare importante. L'Organizzazione Mondiale della Sanità non parla di sessualità umana, ma parla di comportamento umano. Tanto è vero che quando in scienza, no, notate ad esempio i documentari, no? Dove si parla, voglio dire, della natura, degli animali, tutto quello che vogliamo, quando, diciamo, parla la scienza, parla sempre di comportamento quando si riferisce a delle caratteristiche innate, ok? Delle proprie caratteristiche, come possiamo dire in dialetto, che sono fatte così, punto, va bene? Che non c'è un modo di fare diversamente. E questa è stata un'operazione straordinaria, perché se l'Organizzazione Mondiale della Sanità avesse detto variante naturale della sessualità umana, c'è già lì, anche con uno sforzo di fantasia, comunque qualche cosa poteva essere opinabile, perché le scelte, perché la sessualità può essere delle volte una scelta, perché può essere perché si può confondere le pratiche sessuali con l'orientamento sessuale, che sono due cose, diciamo, completamente diverse. E allora l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha fatto questa scelta di dire l'omosessualità è una variante naturale del comportamento umano, l'ha consegnata all'umanità, e poi si è inventata questa parola, lì purtroppo ha fatto un'operazione non felice, l'omofobia. Allora, perché l'accostamento con il razzismo? Rifletteteci un secondo. Le manifestazioni di razzismo sono quelle avversioni, quelle violenze che possono essere commesse in migliaia di modi diversi nei confronti di un gruppo etnico, e quindi nei confronti di una condizione di una persona, oppure nei confronti di una persona che ha la pelle di un colore diverso, e quindi la pelle di un colore diverso che cos'è? Una caratteristica della persona, una caratteristica. Non è che tu puoi dire, vabbè, è nato con la pelle scura, ce lo possiamo tenere così, mi tocco sbeccare, è una caratteristica, giusto? Allo stesso modo che è come se noi andiamo, voglio dire, dall'altra parte del mondo, ci direbbero, è dato bianco, che cosa ci possiamo fare? Mica lo possiamo venire. Ok, quindi vedete che punto di vista, perché a volte poi dopo, soprattutto in Europa, noi pensiamo di essere proprio, che tutto ruota attorno, voglio dire, al popolo europeo, oppure ai popoli occidentali, però mettetevi nei panni di una persona con la pelle chiara, che magari si trova in un paesino del Kenya, voglio dire, dove una persona, la prima persona di pelle chiara lo trova, si troverebbe, voglio dire, proprio nelle stesse condizioni. Quindi, gruppi etnici oppure caratteristiche. Allora, il razzismo, perché poi dopo questa definizione si è evoluta, si comincia adesso a parlare di manifestazioni di razzismo anche nei confronti della persona omoaffettive, omosessuali se volete, perché l'omosessualità, variante naturale del comportamento umano, non è altro che una caratteristica umana, punto. Cioè, fra l'altro la scienza con tante decenni e decenni di studi non è riuscita nemmeno a capire perché, ok? Alla stessa maniera come magari non si capisce bene perché ogni tanto, voglio dire, qualcuno, che ne so, nasce con i capelli rossi oppure con il colore degli occhi differenti. Una caratteristica, semplicemente questo. E quindi, che posso dire?
Sicuramente è interessante il vostro programma politico perché siete chiari sul discorso. Noi vogliamo portare in Parlamento la nostra azione, vogliamo promuovere il matrimonio egualitario, perché a distanza di 2 anni dall'approvazione dell'unione civile non ha più modo nemmeno di mantenere questa legge di segregazionismo giuridico, di rimarcare questa differenza, alla luce anche di quello che vi ho appena raccontato. Le cavallette non sono passate, la società non si è omosessualizzata, cioè abbiamo un candidato che probabilmente ha buone possibilità di entrare in Parlamento, c'è un nostro conterraneo calabrese, voglio dire, su Crotone, che è candidato in una buona posizione con la coalizione di centrodestra, e che questo qui, che ragionamento ti fa quando, siccome conduce una battaglia contro le persone omosessuali da tantissimi anni, ha un blog praticamente esclusivamente dedicato alla lotta contro la legge sull'unione civile, ma alla lotta contro le persone omosessuali e transessuali in genere, è una persona cattolica, tanto di rispetto, eccetera, eccetera, però voglio dire, questo qui che probabilmente interviene in Parlamento fonda la sua battaglia su un concetto assolutamente strampalato. Non parliamo della teoria del genere, voglio dire, è una cosa proprio inventata, se la pianta, che è proprio inventata, e uno dice, che ci deve dire, se la sono inventata. Sapete quella cosa, se tu una menzogna la dici un numero sufficiente di volte, poi diventa una verità, è proprio la stessa cosa. Ma questa persona qui è andata oltre. Esatto. Di triste memoria. E poi questo qui, e chiudo, fonda tutte quante le sue teorie sul fatto che no, le persone omosessuali si devono curare perché non è vero tutto quello che si dice, perché la teoria gender vuole è sospinta da un demonio che ha un suo obiettivo, cioè questo entrerà in Parlamento, è sospinto da un disegno demoniaco che, vedetelo che cosa prevede, cioè nell'eterna lotta fra il bene e il male, che cosa si sarebbe inventato il diavolo? Guarda un po', si sarebbe inventato che il suo obiettivo è quello di distruggere l'oggetto del creato, quindi l'umanità. Una volta che l'umanità è distrutta, allora ha raggiunto il demonio il suo obiettivo. E che strategia si è inventato, naturalmente di lungo termine, di lunghissimo termine? Quello di far diventare tutte le persone omosessuali, in modo che nessuno fa figli e l'umanità si estingue. Cioè dico, ma nemmeno se lo racconta Paperino ti crede, cioè, e questo qui entrerà. C'è la serie che l'omosessualità non è una malattia, però tutti assicuro. Ah, certo, è vero, benissimo. Anzi, facciamo una battaglia pace, Dio proprio per metterla nel manuale. Se il testo ci vorrebbe assolutamente. E quindi vedete, e questa persona qua molto probabilmente entrerà in Parlamento. Questo è il punto. Quindi questo vi volevo dire, e poi dopo, se ad essere centrato questo incontro sui diritti civili, no? Però se poi dopo a margine volete parlare anche proprio un pizzichino, voglio dire, di economia e di debito pubblico, ci avrei un paio di cose, ma proprio a margine se ci restano 5 minuti, va bene? Adesso darei la parola alla Panza e mi sarà la camera per dare un po' perché ci spiegherà la sua visione su questo punto programmatico. Io penso che Potere al Popolo nel suo programma non abbia avuto paura di inserire una serie di argomentazioni che sicuramente sono scomode. Sono scomode perché appunto vanno a smontare una serie di battaglie su cui la destra becera e razzista, che mi sta scherzando, ma in effetti se quella è la popolazione, io dico per l'estinzione a questo punto, perché il nostro obiettivo è uno. Non ci preoccupiamo di stare alla parte delle persone che credono di far parte della maggioranza. In realtà noi pensiamo che la maggioranza sia esattamente tutta quella cittadinanza di persone sfruttate, di persone discriminate. Perché è vero, la questione è di omofobia non è soltanto, cioè, è troppo facile definirlo una fobia, una paura. Non è paura, è una chiara discriminazione.
ma non è soltanto quello, è ancora peggio, e noi a livello cittadino lo vediamo, perché c'è una strumentalizzazione talmente gratuita, talmente cattiva, di una classe politica a cui in realtà nemmeno interessa, ma che si diverte a parlare alla pancia, si diverte a spargere odio su un tema che non conosce. Penso che quando Potere al Popolo sceglie di dedicare una parte del suo programma, tra l'altro, come tutti sappiamo, il Potere al Popolo costruisce il suo programma in oltre 200 assemblee territoriali, quindi quella parte è scritta effettivamente da chi affronta quotidianamente quelle battaglie, fa un passo avanti importante. Matrimonio volontario, secondo me, è la base di quello che si definisce un paese civile, perché altrimenti non possiamo definirci così, cioè diciamo tranquillamente che vogliamo tornare al Medioevo e che a questo punto, ripeto, ce la meritiamo forse l'estinzione, perché altrimenti non esiste possibilità. Tutte le battaglie sono portate avanti negli anni, io penso alla contestazione delle sentinelle in piedi, dove poi ci siamo conosciuti, cosa sono? Sono la dimostrazione di un territorio culturale terribile, cioè veniamo veramente da esperienze devastanti in cui la persona più ignorante e più becera oggi rischia di entrare in Parlamento. Noi abbiamo più di un rappresentante delle sentinelle in piedi che rischia domani di entrare in Parlamento, che rischia quindi di votare e di promuovere degli abomini. Per che cosa? Cioè, qual è il fondamento sulla quale si basa? Ecco, secondo me non abbiamo poi, abbiamo un'argomentazione della nostra parte, una sola, che è appunto quella scientifica. Non ci sono pensieri, non è una questione di avere un pensiero diverso, non si può avere un pensiero quando si tratta di umanità. Io penso che l'unico sforzo che dobbiamo fare è quello di restare umani. Non serve veramente, non ci sono nemmeno argomentazioni politiche, sono proprio questioni, come dire, di dignità umana. Adesso questo momento di riflessione lo estenderei a tutta l'assemblea, no? Cercando di cogliere gli aspetti più importanti delle questioni che sono emerse. Laura parlava delle sentinelle in piedi, ricordo che la presidente delle sentinelle in piedi di Lamezia è stata anche assessore alla cultura nell'ultima giunta, quindi basta leggere le immagini dei libri per essere assessore alla cultura, come dire. Sì, quindi questo dice tutto sulla questione, sul territorio, sul tessuto sociale e culturale che ci circonda. Ma qui cerchiamo di appunto intavolare un discorso diverso, di integrazione, più che integrazione, di convivenza tra persone, e di risaldare quei rapporti umani che pian piano si stanno perdendo. Adesso passerei la parola a chi vorrà intervenire per dare la sua opinione, o comunque la sua visione sulla questione. Non vado quella parte perché se non ti trovo la regola non senti in parte. Allora, io mi metto pure da questa parte, così mi faccio dare. C'è la sedia lì, ok. Ma io volevo dare una risposta a Laura, perché però dicevo, perché vanno in Parlamento? Cioè, qual è la motivazione per cui l'odio? Cioè, secondo me richiude tutto l'odio. Cioè, non sono nemmeno d'accordo su quello che dice Marco, perché il razzismo non è limitante. Quando si parla male di un migrante, cioè di un tuo di un essere vivente come te, di un simile come te, odio. Quando tu vuoi male e vuoi togliere un diritto a una persona, nemmeno omosessuale, perché ci sono le persone transgender, ci sono gli intersessuali, ci sono le persone. Cioè, se noi parliamo di carta costituzionale, cioè teniamo alle carte costituzionali mondiali, l'essere umano dovrebbe essere uguale innanzi alla legge, ma dinanzi al mondo, perché facciamo parte del mondo. La terra non ci appartiene. Da che mondo il mondo siamo migranti come popolo. Quindi per me è una questione di odio. Quando un Salvini
quando anche un Berlusconi, ma lì è opportunismo, quando una Meloni, quando Casa Pound, quando Fratelli d'Italia e quando, come si chiamano quegli altri, Forza Nuova, Popolo della Famiglia, Giancarlo Cerrelli di cui parlava prima Marco, è odio. Cioè, giriamocela come vogliamo, è odio. Noi contrapponiamo l'odio all'amore. Quello che voi fate è amore. Cioè, vuol dire che è la forma più alta di politica, di società. Cioè, voi amate, cioè, volete dare agli altri la possibilità che è data a voi. Quando invece escludete l'altro, lo mettete come matrimonio, in questo caso di serie B, perché l'unione civile è qualcosa di serie B. Ci sono le famiglie arcobaleno. Io conosco Giuseppino La Delpa, Marilena Castadoni, che sono rappresentanti di famiglie arcobaleno, che hanno figli, e questi bambini sono inesistenti per la legge, non ci sono, cioè perché lo Stato non riconosce l'esistenza di una persona, di un diritto, per la legge non esiste. Questa, secondo me, è il grosso abominio, questo è odio. Odiare una persona significa cancellarla per la legge. E voi dovete combattere questo, noi dobbiamo combattere questo, noi dobbiamo combattere contro l'odio, noi non siamo contro, noi siamo per. Però quando si parla di odio, perché è odio, quando tu vuoi togliere il diritto a un migrante di costruirsi una dignità, un futuro, semmai un domani l'Italia sarà capovolta, come lo è stato magari in passato, e un italiano vorrà andare a cercare, come già fa, lavoro all'estero, fortuna all'estero, chi glielo deve evitare? Se il mondo è dell'essere umano per il momento, degli esseri viventi. Cioè io sono per, come dire, l'accoglienza a tutto tondo, non si possono costruire muri, cioè queste persone che vogliono andare al governo vogliono innalzare dei muri. Io sono contro i muri, sono contro l'odio e sono contro le separazioni e i separatismi. Ecco perché io chiedo a voi non tanto di essere definiti come categoria, perché la gabbia della categoria gay, lesbica, transgender è una gabbia. Noi siamo tutte persone, lo dicevi tu, esseri umani, e in quanto esseri umani non ci deve essere colore. Cioè se tu, un'immagine bellissima, perché poi è tutto comunicato dalle immagini, se tu comunque tagli le vene di una persona di colore, tagli le vene di una persona bianca, sempre il sangue rosso esce. Io vorrei dirlo a Salvini questo, vorrei dirlo a una Meloni che mi dice prima gli italiani. Nel 1938 le leggi razziali fasciste dicevano la stessa cosa riferita agli ebrei, e i nazisti in Germania dicevano la stessa cosa per quanto riguarda la razza ariana. Questo è essere, non possiamo nemmeno definire animali, perché gli animali sono molto più avanti degli esseri umani. Questo è essere degli esseri immondi, fuori dal mondo, perché chi fa parte di questo mondo secondo me deve amare. Qui c'è soltanto una sola separazione, chi odia e chi ama. Voi siete potere al popolo, secondo me potere al popolo è proprio il popolo delle persone che decidono di amare gli altri, cioè di amare l'essere umano, e vogliono portare avanti l'uguaglianza, un'unica parola, non c'è altro, l'uguaglianza. Lo dicevamo prima con te, cioè tu parlavi del lavorare tutti per cercare di redistribuire la ricchezza, perché non è vero quando ci dicono che non bastano le risorse, c'è un divario tra il 90% in mano a pochi e quel 10% invece che è la povertà. Cioè se fossimo veramente esseri umani civili, redistribuiremmo le ricchezze in maniera equa, cioè dando la possibilità a tutti di fare una vita degna. Quindi per quel che mi riguarda io vi auguro, anche se tu dici forse non vinceremo, però state seminando. Prenderemo l'8%, ve lo dico io stasera. Guarda, io mi auguro, mi auguro davvero che comunque voi ci seminiate, nel senso quello che c'è oggi qua, perché anche uno solo di voi che magari va in un'altra realtà e porta un'idea, l'idea vince, cioè è l'idea che rimane. Penso che lo conoscete il film Viva e Vendetta, l'idea non la potete uccidere. Anche se piace il grillino. Ma se il grillino fosse una persona intelligente, l'avesse interpretato e avesse visto il film, avrebbe visto che anche i migranti là venivano presi e buttati in celle, eccetera, eccetera. Ma siccome molte volte vengono presi soltanto i simboli e non vengono decontestualizzati, il grillino medio è questo. Invece tu devi pensare al fatto dell'uguaglianza, devi pensare che l'idea deve rimanere, l'idea del potere al popolo è una bellissima idea, una bellissima concezione. Cioè, potere al popolo. Portate veramente avanti questo potere al popolo anche oltre il 4 marzo, perché il 4 marzo è una data.
Ok, che abbiate l'8% o il 5%, non è importante questo, è importante che non vi disperdiate. O se lo fate, fatelo per seminare. Perché non è vero che qualcuno disse, tu per esempio parlavi della creazione e della procreazione, diceva un biblista, che è padre Alberto Maggi, che non so se molti di voi conoscono, comunque è un biblista, lui dice questo: non è vero che il fatto della procreazione è l'idea di Dio, cioè il fatto uomo-donna che devono portare procreare come gli animali. Procreare significa anche disperdere e portare la cultura, cioè ovvero quando io lascio qualcosa a te, la tramando. Come i popoli si incontrano, gli africani, non lo so, i filippini, tutti i popoli con gli italiani, e riescono a scambiare le culture, che è una cosa bellissima, scambiare le culture e imparare dall'altro. Poi, secondo me, la missione vostra è proprio questa: potere al popolo per dare la possibilità di essere veramente un popolo e non essere divisi. Mi taccio perché sennò poi qua. No, ti devo solo dire una cosa: quando io dico perché, non è che dico perché lo fanno, cioè la cosa paradossale è che noi abbiamo una carta costituente che sicuramente è tra le migliori del mondo, che dovrebbe, che tutela già a priori quei diritti per i quali oggi invece ancora bisogna battersi. Cioè, chiaro. Perché questa gente ha ancora sponda? E io sono anche stanca di sentire, ah, ma è una questione di idee. No, non sono idee. Cioè, quando tu odi qualcuno, non puoi farla passare come un'idea. Non è lecito odiare qualcuno, discriminarlo. E invece, continuamente noi, anche in questa campagna elettorale, ci hanno sempre riproposto la solita storia: comunisti da una parte, quindi noi strutturiamo estrema sinistra da una parte, estrema destra dall'altra, gli uni si equivalgono con gli altri. E non è così. Perché? E qui ti dico perché. Cioè, perché noi permettiamo a questa gente di, come dire, la legittimiamo politicamente? Perché gli permettiamo di candidarsi, di andare in televisione? Non è vero, possono, sì, tutti possono parlare, ma quello è spargere odio, come hai detto tu. E allora non si può dire che è un'idea, quando io dico vorrei bruciare tutti i gay, ma quella non è un'idea. E invece noi viviamo purtroppo in una cultura dove questo è passato come un'idea, ma tu mi devi rispettare perché io la penso diversamente da te. Che si dice? Adinolfi dice questo, Adinolfi dice: dateci la possibilità di discriminare, sì, perché è la libertà, diciamo, di parlare. Io do la possibilità, ma è la disinformazione allora qua. Cioè, quando tu comunque offendi una persona e gli dai del grasso, oppure gli offendi una persona e gli dai, non lo so, nemmeno della puttana, scusa il termine, perché la puttana comunque è un lavoro serio, e invece qualcun altro non so se lo fa. Cioè, io dico questo, cioè l'offesa, capito? Tu non puoi dare libero spazio a una persona a denigrarla. Se tu dai a me del frocio, e ci sta pure bene, io ti offendo dall'altra parte, però non puoi sapere dall'altra parte mi trovi, perché puoi trovare una persona di 14 anni che si suicida perché si sente magari discriminato, come puoi trovare una persona dall'altra parte che viene e ti spacca il culo. Capisci? Cioè, non è, io la vedo proprio così. Ecco perché dobbiamo tutelare le persone. La legge contro l'omotransfobia, transfobia, perché ripeto, le persone transgender sul posto di lavoro sono discriminate ancora di più delle persone omosessuali, molto molto di più. Qui dovrebbe parlare non una persona omosessuale, perché è giusto che parli una persona transgender, però io ti posso dire che, avendone conosciute tante, sono loro forse le più discriminate, perché vivono comunque una vita, una doppia vita, ma non perché la vogliono loro vivere una doppia vita, perché è la società che le costringe nella fase della transizione a essere discriminate. Se fossimo veramente, dico io, un posto avanti rispetto ad altre nazioni che sono più avanti di noi, cercheremo di abbattere i muri, che comunque, come dicevi tu, nella carta costituzionale abbiamo una carta costituzionale stupenda, e che non viene applicata l'essere umano, ma ne basta uguale dinanzi alla legge. Quindi, se c'è una discriminazione, ma perché il matrimonio egualitario per tutti cosa toglie? O il fatto del lavoro per tutti, ma cosa toglie? Pronto? È garantito costituzionalmente. Aspetta. Il lavoro come dignità, la salute come dignità. Vogliamo parlare delle persone disabili che non hanno la possibilità di lavorare, che non hanno la possibilità di curarsi, anche di morire, che adesso vabbè, con il testamento biologico ce ne sono, però ancora ci sono un sacco di tabù, un sacco di blocchi. L'uguaglianza, cioè io sono per l'uguaglianza, che sia potere al popolo, che sia qualcun altro, ma sono per l'uguaglianza, perché potremmo dichiararci veramente democratici solo quando avremo una carta costituzionale applicata, come dici, applicata. Oppure mi sento di dire, invece, non è una provocatoria che diventa un'idea che richiama periodi tristissimi per questo paese. Durante il periodo fascista non sono state approvate le leggi
omofobe, passate con il termine, contro l'omosessualità. Volutamente non venne inserito nel codice penale l'articolo che prevedesse l'omosessualità come reato. Ma questo non perché il fascismo fosse meglio del nazismo, che invece inserì nel proprio codice penale il reato dell'omosessualità, ma semplicemente questo credo che sia un'altra differenza importante, pesante, che c'è nel nostro paese, che in Italia, che era il paese dove la Chiesa cattolica, niente contro chi è cattolico, mi rispetto come rispetto chiunque altro pratica da qualsiasi altra religione, perché non era ammissibile che in Italia potesse passare l'idea che esistessero persone omosessuali. Quindi volutamente nel codice non come inserito l'articolo. Io ho l'impressione, sentendo quello che dicevate prima, e pensando che ci possa essere qualcuno che si candida, che quindi decide di fare politica attiva, che porta avanti un'idea che richiama, purtroppo, quella si diventa un'idea. Un'idea che va, perché se non la consideriamo come un'idea, come un'ideologia dal punto di vista politico, non abbiamo capito neanche la gravità di quello che loro dicono. Dal mio punto di vista è così. No, quello che rileva anche politicamente la questione, non solo non è un'idea, diventa un'idea quello che voglio dire. E si organizzano politicamente per affermare determinate posizioni che noi non condividiamo. Ma se non facciamo il passaggio ulteriore a dire non sono quattro scemi, passatemi il termine, che dicono queste cose, ma sono gruppi politici organizzati che spesso si richiamano anche a politiche, passatemi il termine, fondamentaliste, che siano di un cattolicesimo fondamentalista, che rievochino per quanto riguarda, non so, partiti politici come Forza Nuova, come Casa Pound, all'idea del fascismo e all'idea del nazista, allora lì la questione diventa anche politica. Ma guarda che sono pagati, non pensiamo che siano solo giusto per avere consenso. No, ci sono organizzati. Le riunioni, quelle di Casa Pound, quelle di Cerrelli, quelle di Salvini, le fanno all'interno delle parrocchie. Il popolo della famiglia, la maggior parte dei comizi che ha fatto sono stati fatti all'interno delle parrocchie e abbiamo concerti di poria, all'interno delle parrocchie, ok? Quindi con il famoso 8 per 1000 della Chiesa Cattolica, chi lo dà, incentiva l'odio e va detto. Ma io dico un'altra cosa, questa non mi sono spiegata. Cioè superare che il fascismo possa essere un'idea, non un'ideologia. Più volte parlo a livello mediatico, ci è stato proposto, io ho rifiutato almeno 4-5 interviste, dibattiti in televisione, perché c'era dall'altra parte Forza Nuova, Casa Pound, mi hanno chiamato per dirmi invitiamo a votare al popolo, ma c'è anche Forza Nuova che controbatte. Mi sono dovuta rifiutare, quindi io ho perso delle occasioni, abbiamo perso tutte delle occasioni. Però perché io penso una cosa, con i fascisti non ci discuto, perché per me non è un'idea, perché un'idea merita del rispetto. Allora, se un'idea diversa da tua dalla mia, possono pensarlo come te, ma ti ascolto, ci confrontiamo. Il fascismo, quindi l'odio, quindi la repressione, quindi l'oppressione, non sono un'idea, sono una generazione di un idealismo, che però non può ricevere la stessa dignità, lo stesso rispetto che riceve l'idea. Questo è il senso di quello che ti volevo dire, cioè... Non mi sta bene che ogni volta che dicono no, se parla l'estrema sinistra devi parlare l'estrema destra. No, perché non sono due idee differenti. Cioè, da una parte c'è qualcuno che promulga l'odio come pratica politica, e da una parte ci sono delle idee che possono piacere, può essere d'accordo o in disaccordo, ma sono delle idee. Quanti italiani hanno, come dire, una dignità di esistere? Per me il fascismo non ce l'ha. Ed è per questo che ti dico, non penso che siano quanto scelto. Per te, per no, lo so, però ho capito. Il mio intervento non ha fatto valutare quello che succede. Il fatto che il problema non è solo che, cioè, noi lo pensiamo, ok, che il fascismo non è un'idea, ma per me è un crimine proprio, è che tutte queste problematiche che abbiamo, tra cui sessismo, omofobia, razzismo, vengono tutte da là,
Il problema è che il concetto comune anche tra persone che non sono né di destra né di estrema destra pensano che il fascismo sia un'opinione, che possa, che ci sia il diritto di farlo e di parlarne. E questo viene legittimato dalla politica. In tutti i giorni quando accendiamo la TV, anzi quando accendete, perché io non ce l'ho, la TV, e alla fine le persone, cioè persone confuse subiscono questo messaggio di violenza continuo, e non confuse nel senso che magari non conoscono l'ambiente, non si sono fatti bene un'idea, e cresce quest'odio e questa paura nei confronti di chi è diverso da te, perché siamo tutti diversi fondamentalmente. Io però credo che per quanto riguarda la questione dell'omofobia, secondo me non è tanto incentrato sul discorso di estrema destra, nel senso che se il razzismo inteso quindi come l'odio verso i migranti, quello sì, ha una precisa collocazione politica, io l'omofobia do una collocazione invece più di radice proprio religiosa. Sì. C'è un problema di fondo che sono le radicalizzazioni religiose che sono profondamente omofobe, perché lo sono tanto gli estremisti cattolici, ma lo sono tanto gli estremisti islamici, così come per tutte le altre religioni. Poi esistono movimenti di estrema destra che si richiamano a quell'estremismo cattolico. Infatti Forza Nuova è fondamentalmente un movimento di estrema destra, ma anche un movimento profondamente cattolico radicale, mentre per esempio paradossalmente Casa Pound dell'omosessualità parla poco. Il problema secondo me è più di una fortissima presenza religiosa da questo punto di vista. Il problema è un scisma all'interno della Chiesa in questo momento. È una questione della figura dell'uomo in quanto maschio, e quindi la donna deve essere sottomessa come queste cose. Solo che c'è praticamente, io siccome mi incuriosisco, oltre al fatto che comunque non sono cattolica né credo in Dio eccetera, però sono curiosa e quindi stimolo un po' il dialogo con persone che comunque vanno in chiesa e quant'altro, e in questo momento c'è uno scisma, perché tra persone che invece sono così appunto e sostengono partiti che sono omofobi o razzisti, che strumentalizzano tra l'altro ignoranza proprio, e persone invece che comunque sono, hanno la loro fede, cioè vogliono essere comunque, cioè sì, però non è che per loro tutte le religioni, però per la Chiesa Valdese. Sì, no, tutte, no, non mi permetto di dire tutte le religioni, però è sempre un estremismo. Anche, ti voglio dire, per esempio, anche l'ebraismo. Cioè, ma guarda che la religione cattolica è l'ebraismo. Sì, che sì, certo. Quindi comunque, se parliamo di religione monoteista, c'è un uomo. E non madre natura, come invece vuole, è un uomo, proprio l'archetipo maschile. Il termine tecnico è una religione fallocentrica, perché comunque è tutto basato sulla figura dell'uomo in quanto fecondatore. Ok, se proprio vogliamo parlare a livello antropologico, quindi le religioni antropologiche che hanno comunque la figura dell'uomo, appunto divinità Dio, hanno questo, cioè la guerra, il fatto che comunque la divinità del maschio, è tutta una questione basata su ciò. Pasquale, ne vai? Sono qui. No, era per dire, no, però, secondo me, come dire, la radice l'ha detto Murano, poi sta in un discorso che c'entra molto con la religione e con la presenza della Chiesa cattolica. Se non avessimo avuto il Vaticano sicuramente sarebbe stata parte da lì, voglio dire, non è un caso che i paesi dove l'influenza della Chiesa è inferiore a livello di libertà civili sono più avanti, non solo sull'omosessualità, ma su tanti altri diritti civili, anche perché poi, come dire, si vivono. Io concordo molto con te quando parli di non categorizzare, cioè, quello là secondo me è il primo errore che si fa.
forse anche nel, come dire, nel definirsi movimento LGBT per, da un certo punto di vista, perché in qualche modo ti... È una gabbia. Sì, cioè ti, sei già tu categorizzato. Per il fatto che non c'è il bene, proprio semplicemente una battaglia. Io non ho mai detto... battaglia di... alle persone che io sono gay. Io ho detto io ho un compagno. Sì, all'inizio. Sì. Quindi non è che mi devo presentare, perché io sono Riccardo, basta, punto. Sono una persona. Quindi per me la gabbia del genere è una cosa che mi vincola. Cioè, invece se tu dici sei donna, uomo ci può anche stare. Però comunque quando tu dici che una persona può fare una cosa in quanto è donna o in quanto è uomo, ti blocca. Cioè, è sbagliato. Sì. E poi l'ultima cosa, poi ho finito invece, sull'odio, che è un termine poi complicato da trattare. C'è chi odia, ma soprattutto funziona molto la narrazione dell'odio, che è lo strumento che funziona ancora meglio. Io non credo che tutti odiano, cioè credo che esista una narrazione che poi sia nei confronti dell'omosessuale, che sia nei confronti del migrante, che sia nei confronti di qualsiasi altra categoria di persone, che è strumentale poi al raggiungimento di uno scopo. Questa gente sulla narrazione dell'odio ci costruisce adesso le campagne elettorali, ci ha costruito carriere. Quindi noi dobbiamo essere portatori innanzitutto di una narrazione diversa, prima di tutto quello. No, ma non è un caso che ieri un carabiniere ha ucciso le sue figlie, ha colpito gravemente la moglie, si è ucciso lui, però il giorno dopo non riesce a vedere nessuna caccia al carabiniere. Se era un migrante, sì, oggi c'era la caccia ai migranti. Cioè, questo voglio dire, non, per carità, il dolore è il dolore per tutti, però sembra che in Italia poi ci sono i morti di serie A, i morti di serie B, ci sono i crimini da condannare, i crimini. Io volevo dire proprio a proposito del programma nostro di Potere al Popolo, mi piace il punto nella parte proprio arcobaleno del superamento della società patriarcale, perché mi riallaccio a lui sulla differenza dei generi, parte questa boiata della teoria del gender, eccetera eccetera, proprio questo scardinamento di una società patriarcale per avere anche la parità, perché non c'è la parità di genere in Italia, non c'è. E anche questi casi di violenza sulle donne, ed è bruttissimo utilizzare un termine inventato quale il femminicidio, che in realtà non esiste, cioè è orrendo, è brutale. E quando io sento che questa povera donna ha denunciato, ma è stata non ascoltata, perché si sa che le forze dell'ordine si coprono, e poi il parallelo c'è stato alla maestra sospesa, radiata dal MIUR, perché ha partecipato alla manifestazione, ha urlato alcune frasi. Ecco, io credo che in Italia bisogna proprio cambiare questa benedetta società, perché è una società che non funziona più. Una società patriarcale, maschilista, macista, dove ancora le donne non hanno il loro spazio, dove una donna si arriva a un posto di comando, necessariamente di facili costumi, anzi definisco il termine puttana, quando anche le puttane hanno la loro dignità, perché fanno un servizio alla comunità, sì, e ci sono sempre state, e dove bene o male ognuno è debole rispetto a qualcosa, cioè il migrante, odiamo il migrante, odiamo il meridionale perché siamo del nord, odiamo il gay, odiamo la lesbica, fondamentalmente non gli diamo la possibilità neanche di adottare dei bambini, visto che è dovuto intervenire comunque la giurisprudenza, cioè sono arrivati i giudici per la scacciare d'adoption, per toppare una favola, comunque la legge, perdonami, sulle unioni civili non è una nuovissima legge, poteva venire su meglio, perché c'è tantissimo tabù, poteva venire sul meglio. Infatti mi piace il punto nostro, insieme ad altri punti, quali l'economia, magari poi ne vogliamo parlare, economia, lavoro, che sono anche molto interessanti, proprio sul matrimonio egualitario, sul superamento dei generi e anche il riconoscimento di ogni vita sessuale. Cioè, poi fondamentalmente non dovrebbe esserci neanche il riconoscimento, perché mi è piaciuto molto il termine che io so che tu, omoaffettività, che l'amore fondamentalmente non ha colore. Io mi posso innamorare di un uomo, mi posso innamorare di una, è sempre amore, e l'amore non ha colore, non ha genere, è amore, e va rispettato in totale, penso, cioè va neanche riconosciuto, è amore, basta, solo questo. Per inciso, io ricopro anche la funzione di attivista LGBTQIA, quindi posso parlare anche della mia esperienza. Quando ho visto il programma di Potere al Popolo, cioè me ne sono proprio innamorato, perché vedevo finalmente anni di battaglie
condensate in poche righe. E quindi, detto questo, ho detto tutto. No, se c'è qualche altro intervento. Non c'è nessun altro intervento, io ascolterei il professore Marco che voleva parlare dei punti di risorsità. Sì, volevo, cioè, io non, perdonate, ma non ho approfondito tutto il programma di Potere al Popolo, ma non ho approfondito pochi programmi di altri ancora, perché di solito il sabato è il giorno più vuol dire, sì. No? Poi dopo nei viaggi di lavoro che faccio attraverso la radio. Era solo un sabato, quindi leggi quelli giusti. No, il sabato prima della passione, insomma, esatto. E quel sabato sarò tornata. Però sono stato assorbito dalla radio, nei miei lunghi viaggi con la macchina, quindi a noi non c'è sentito. Su Radio Americano ho sentito diverse cose, che forse è uno dei pochi organi di informazione che avevo da spazio, perché ho ritornato in televisione, meno che mai, ma adesso mai. Quindi non so i programmi economici e che cosa Potere al Popolo pensa del debito pubblico, forse magari su questo qui puoi dire tu. Allora, essenzialmente il programma di Potere al Popolo sul tema economia parte da un presupposto. In Italia i soldi ci sono da sempre, perché più andiamo avanti con gli anni, più viene prodotta una ricchezza sempre maggiore. Il problema è la distribuzione di questa ricchezza, perché noi la ridistribuiamo per chi lavora. Quindi il primo meccanismo che noi chiediamo è proprio rompere questa cosa qui. I soldi devono essere distribuiti per chi li produce. Numero due, noi spendiamo come spese militari, cioè torniamo sempre al solito discorso. Come facciamo a finanziare una scuola che sia pubblica, una sanità che sia pubblica? Come facciamo a creare nuovi posti di lavoro? Dobbiamo per forza tagliare. Dove tagliamo? Tagliamo le spese militari che ci impongono l'Unione Europea di arrivare al 2% del PIL. Ma chi te lo dice? Ma dove c'è scritto? Non pensiamo che sia il caso di spendere 800 milioni di euro l'anno per le spese militari, cioè è una follia. Pensiamo che non è il caso più di finanziare le scuole private, perché è quello che abbiamo fatto negli anni. Noi stiamo foraggiando banche e scuole private a discapito di scuole pubbliche. E essenzialmente c'è un taglio, c'è un'inversione politica. Quindi non è tanto i soldi non ci sono, è decidere come vogliamo spendere questi soldi. Il debito pubblico, benissimo, partiamo da un voto di fatto. La crisi economica, chi l'ha prodotta? Chi sono i responsabili di questa crisi? Ebbene, sono loro che devono iniziare a pagare. Noi ancora paghiamo dei debiti di guerra. C'è un libro bellissimo che si chiama Debitocrazia, che spiega come e perché determinati tipi di debito non vanno pagati. Non è vero niente, cioè c'è De Magistris che a Napoli ha fatto una cosa rivoluzionaria, ma è semplicissimo. Cioè, tutto io non rientro, il piano di rientro non lo faccio, perché a me serve una somma di 609 maestri. Per imporre loro, però non mi interessa, ha chiamato un giurista, all'epoca chiamo Rodotà, e ho detto bene, trovami come posso arginare questo problema. E questa è la dimostrazione che non è vero che il debito pubblico, non è vero che i debiti imposti si devono pagare. Noi ci va comodo dire che c'è un'Europa che ci impone dei tagli, ci va comodo dire adeguarci a un sistema che vuole i poveri sempre più poveri e i ricchi sempre più ricchi. E in realtà ti ripeto, questo è un sistema che non solo si può ribaltare, che va necessariamente ribaltato. Io ti ho fatto una sintesi di praticamente come dire. Poi il programma è dettagliato, trovi le varie però essenzialmente il punto è quello. Allora, ci sono alcuni grandi equivoci dai quali la politica in genere dovrebbe uscire. Se facciamo l'esempio della redistribuzione della ricchezza, no? Quindi noi abbiamo, come diceva pure Riccardo prima, no? Tanti super ricchi e quindi abbiamo questo grande problema, che questi super ricchi hanno la maggior parte, voglio dire, della ricchezza, e poi dopo c'è il 99% del resto della popolazione che si divide, voglio dire, gli scarti. Purtroppo, per come è stato costruito il sistema europeo, ma anche oltre,
se non si fa una politica comune a livello internazionale, questo qui è un circolo vizioso che non verrà mai scardinato. Perché esistono nel mondo 67-68 micropaesi, ok? Che sono i famosi, quelli che in contesti proprio vengono chiamati paradisi fiscali, dove se non si scardina il meccanismo economico che gira attorno ai paradisi fiscali, questa famosa ricchezza non potrà mai essere restituita, perché non esiste il modo, perché ci sono tante possibilità, tra virgolette, legali, per evitare, ad esempio, i super ricchi o le grandi multinazionali di pagare quanto dovrebbero. C'è poi dopo, dall'altra parte, un altro aspetto, che se le grandi multinazionali o i grandi, voglio dire, super ricchi dovessero pagare fino all'ultimo centesimo l'imposizione fiscale che viene applicata in Italia, cioè queste qui se ne andrebbero dal tutto e si innescherebbe un meccanismo addirittura contrario, perché si perderebbero tutta una serie di posti di lavoro. Forse ci sono delle altre vie, delle altre uscite sulle quali si può operare. Se noi facciamo un ragionamento sul debito pubblico, ad esempio, perché per quasi tutti i partiti che sono attualmente in campagna elettorale uno dei più grandi problemi è il debito pubblico. Beh, dico con molto dispiacere, perché io ho un'anima radicale, l'ho sempre detto e rivendicato, ho fatto il militante radicale e stimo tantissimo il Mabonino per, diciamo, tante cose sui diritti civili. Per altre cose, voglio dire, non sono d'accordo, però proprio a questo giro non mi sono avvicinato, perché loro portano proprio una teoria proprio sul debito pubblico, quindi riduzione della spesa pubblica, riduzione del debito pubblico, secondo me in periodi di crisi sono proprio le cose più sbagliate che uno dovrebbe fare, quindi me ne sono, diciamo, molto allontanato. Però quasi tutti i partiti battono, per esempio il Partito Democratico dice, c'è Renzi che c'è sempre questa posizione un po' mediana, no? Il debito pubblico non lo dobbiamo portare al 60% come dice il Trattato di Maastricht, però al 100% è accettabile. Cioè tutti quelli coloro che dicono che il debito pubblico è un problema che lo dobbiamo ridurre, tradotti in soldoni, che cosa dice? Tradotti in soldoni dice una cosa tecnica che è avanzo primario, ma per capirci, diciamo, molto di più. Per ridurre il debito pubblico dello Stato, lo Stato che cosa deve fare? Deve incassare di più rispetto a quello che spende, ok? Ciò significa che è un cane che si morde la coda, e tu non uscirai mai dalla crisi se continui ad impoverire i tuoi cittadini che non possono creare economia attraverso l'imposizione fiscale, perché tu devi diminuire il debito pubblico. E allora dice, ma come ne usciamo? È un debito pubblico, e allora il debito, come tutti i debiti, vanno pagati, no? Perché se è un debito va pagato. Ma qui gioca un po' anche qui una sorta di, chiamiamola, ideologia economica, perché in nome di un principio contabile, cioè vale a dire la partita doppia, e uscite, si fanno questi giochi che uccidono l'economia, e soprattutto uccide il lavoro. Per quale ragione? I famosi debiti vanno pagati, ma alla fine dei conti che cos'è il debito pubblico? Vediamo se riesco a farlo capire con un esempio. Supponiamo che domani mattina si presenti alla porta a Palazzo Chigi, quindi alla porta del Presidente del Consiglio, un super mega facoltoso non italiano, uno che viene proprio da un altro pianeta, che però curiosamente ha una quantità di denaro tale che potrebbe dire al Presidente del Consiglio: ascolta, il debito pubblico italiano te lo pago io. Cioè, vale a dire, man mano che scadono tutti i titoli di debito, i famosi BOT, CCT, BTP, buono dire del tesoro, certificato di credito del tesoro, buono del tesoro poliennale, invece di pagarli tu con le tasse, te li pago io, perché io ho qui questa cassaforte, ho i soldi, ho gli euro, va bene? E quindi ti pago i tuoi debiti. Cosa accadrebbe sul mercato finanziario a livello
italiano ed europeo, se arrivasse una persona così facoltosa che pagasse tutti i debiti, quindi il debito pubblico italiano, non accadrebbe assolutamente nulla di negativo, accadrebbe una cosa straordinariamente positiva. La cosa straordinariamente positiva è che, beh, se il mutuo mio, invece di pagarlo io con il mio lavoro, viene il buon Marco Amendola e me lo paga, significa che io ho più soldi. Quindi ho più soldi per gestire la cosa mia, perché se la rata non la paga lui, io la rata non la devo pagare più, giusto? Ok. Quindi sarebbero liquidati tutti i creditori dello Stato, vale a dire tutti gli investitori. Sui mercati finanziari non accadrebbe assolutamente nulla, perché il debito pubblico italiano, non so se voi sapete, che ormai da tantissimi anni non appartiene più al popolo italiano, perché il popolo dei bot da quel giorno, già da quel dì, se n'è andato. Cioè il debito, soltanto il 4,6% dei titoli dei titoli di Stato stanno nelle tasche degli italiani, per cui gli italiani sono creditori dello Stato. Ma circa il 95, qualcosa per cento appartiene ai cosiddetti investitori istituzionali, per cui a banche, a compagnie assicurative, a fondi comuni di investimento e a fondi internazionali. Quindi se venisse un'entità a ripagare, va bene, a ripagare il debito pubblico italiano, sui mercati finanziari non accadrebbe nulla. La cosa invece straordinariamente positiva è che il bilancio dello Stato sarebbe alleggerito da circa 77, quasi 78 miliardi, che è il costo praticamente degli interessi del pubblico. Ok? Ce lo paghiamo 78 miliardi. Se il bilancio dello Stato avesse 78 miliardi in più da spendere, cosa potremmo fare con 78 miliardi in più? Ci potremmo fare delle cose assolutamente straordinarie. L'unico limite sarebbe soltanto la fantasia. Peraltro non 78 miliardi, come posso dire, una tantum oggi, ma 78 miliardi tutti gli anni. Cioè voi pensate che noi, in Italia più o meno hanno fatto una stima, con 12 miliardi di euro sarebbe in grado di risolvere il problema, con 12 miliardi all'anno, sarebbe in grado in 10 anni di risolvere il problema idrogeologico italiano. Cioè, detto questo, vuol dire, se tu dai, che ne so, 5 miliardi alla ricerca in Italia, non c'è più la fuga dei cervelli. Se tu investi 10 miliardi nella scuola, penso che solo la fantasia. Però tu dici, ma esiste un benefattore tale che possa arrivare alla porta della Presidenza del Consiglio con una cassaforte e dire, questi sono i soldi, il debito pubblico da domani non esiste più, perché man mano che scadono i tuoi debiti li pago io. E ripeto, come se Marco da domani decidesse di pagarmi la rata del mutuo, va bene? Io ho una domanda, non so se voi, mi interesserebbe soltanto proprio un sondaggio breve, soltanto dall'alzata di mano, c'è qualcuno in questa stanza che sa e saprebbe spiegare in 3 minuti come funziona il quantitative easing? Non so se qualcuno ne ha sentito parlare. Me l'ha spiegato tante volte e poi basta. No, scherzo. Nessuno se la sente di spiegare il quantitative easing, che giustamente tutti conoscono, voglio dire, no? Che cos'è, eccetera, eccetera. Allora, pensate un po', il quantitative easing è uno strumento adottato da alcuni anni dalla Banca Centrale Europea, secondo cui quando ha adottato delle politiche per evitare che alcuni paesi dell'Unione Europea fallissero, e quindi la Banca Centrale Europea ha preso e ha dato i soldi alle banche che poi avrebbero dovuto concedere dei prestiti alle imprese, quindi investimenti, creare lavoro, tutto questo non è accaduto. Le banche molto furbescamente hanno detto, vabbè, i soldi tu ce li dai, gratis, allora noi cosa facciamo? Siccome sono a gratis, facciamo la speculazione finanziaria, perché se fallisce uno di questi stati noi stappiamo una bella bottiglia di champagne, nel senso che loro giocavano sul famoso spread, sull'innalzamento dei tassi di interesse. E invece le banche di dare i soldi in prestito alle imprese, creare questa roba qua, quindi economia, hanno fatto speculazione finanziaria.
Ad un certo punto pure la BCE ha detto basta con questo schifo, sempre tanto il quantitative easing. Quantitative easing è un meccanismo che si può spiegare facilmente. La Banca Centrale Europea va sui mercati, in questo caso sui mercati secondari, e acquista le nuove emissioni entro certi limiti, acquista le nuove emissioni del debito pubblico di alcuni paesi, fra cui l'Italia. Ok? Quindi che fa? Per evitare le speculazioni e quindi l'innalzamento dei tassi, la Banca Centrale Europea prende dei soldi propri, caccia proprio dei soldi, acquista pezzi del debito pubblico. Pensate che negli ultimi 4 anni la Banca Centrale Europea ha acquistato il 18,5% del debito pubblico italiano, cioè il 18,5% del debito pubblico italiano è della Banca Centrale Europea. Qui ci sono alcune riflessioni da fare. Ok, la Banca Centrale Europea ha un portafoglio grande, ha preso dei soldi, ha comprato del debito italiano. Domanda, vi dobbiamo restituire questi soldi? Sì, perché è un debito, va bene? E perché tutti ci hanno detto che i debiti si pagano? Cioè, perché Marco Amendola non può venire a pagare il mutuo a me, allora pagare io la rata, va bene? Quindi lo dobbiamo restituire. Io qui ho due domande. Domanda numero uno. Alla Banca Centrale Europea i soldi per comprare questi pezzi di debito pubblico, chi gliel'ha dati? C'è qualcuno che sa chi gliel'ha dati alla Banca Centrale Europea? Non il Fondo Salva Stati, perché quella è un'altra cosa. La Banca Centrale Europea ha fatto un'operazione molto semplice. Ha preso un personal computer che sta sulla bella scrivania, ha aggiungiato, non li stampa nemmeno, non supplicano un fastidio, 4 tasti, se l'ha caratterizzato direttamente sul conto corrente, se vuoi è come stampare, ok? Allora la mia domanda è, se la Banca Centrale Europea attraverso il quantitative easing si inventa i soldi, e fa bene, non è un'operazione maledetta, è un'operazione che comunque ha tenuto, ha evitato che l'Italia fallisse, però ha questa capacità straordinaria di pigiare 4 tasti, ha creato i soldi e si è comprato il debito pubblico italiano. Però i soldi che vanno restituiti sono soldi veri? No, ma sono tutti soldi veri, non esistono soldi falsi. Quando tu pigi 4 tasti e l'hai messo nel circuito bancario, sono soldi veri, non è che hai bisogno che deve avere la banca, no? Il problema è un altro, il problema che poi è curioso, no? Cioè, questi sono inventati i capitali per acquistare questo debito pubblico. Noi dobbiamo fare un mazzo così per la tassazione, per restituire i soldi. Qualcuno di voi sa, dopo che sono stati restituiti i soldi alla Banca Centrale Europea, che fine fanno questi soldi? Ce dai ricchi. No. Sapete che fine fanno questi soldi? Vengono semplicemente bruciati nel senso che vengono cancellati, perché la Banca Centrale Europea di quei capitali non sa beatamente che cosa farsene. Ok? Non è stato nemmeno pensato quando gli stati restituiranno quei pezzi di debito, creiamo un fondo per creare un'altra cosa. No, non lo sanno, perché non sta scritto da nessuna parte. Quando questo 18,5% di debito pubblico italiano tenderà ad aumentare, noi con i nostri sacrifici restituiremo questi soldi, la Banca Centrale Europea di quei soldi non sa esattamente che cosa fare. Non c'è scritto da nessuna parte, probabilmente verranno cancellati. Allora, non sarebbe meglio, perché diciamo le famose politiche neo-keynesiane, perché le politiche keynesiane, quello è un altro mondo economico, adesso insomma sono un po' evoluto, quindi ci vorrebbero politiche neo-keynesiane. Non sarebbe meglio se la Banca Centrale Europea facesse un'operazione molto semplice e dice, bussa alla porta della Presidenza del Consiglio e ci dice, senti una cosa, siccome io ho questa capacità straordinaria di crearmi soldi nel debito pubblico, ora facciamo una bella cosa. Vi ricordate prima che aveva detto il famoso benefattore che viene con la cassaforte grande? Ma scusate, la Banca Centrale Europea che cosa costa pagare il debito pubblico? Non solo quello italiano, ma quello di tutti gli stati europei. Dalla sera alla mattina lo Stato italiano avrebbe a disposizione, senza cambiare una virgola della tassazione, senza cambiare una virgola nei trattati, il famoso trattato che istituisce l'Unione Europea, vi spiego poi il clou dove voglio arrivare, noi avremo a disposizione circa 77 miliardi per fare
investimenti e quindi per creare lavoro attraverso la spesa pubblica. Allora tu puoi creare un buon circuito e ridistribuire questa ricchezza, cosa che tu non puoi fare per i motivi che ho detto all'inizio, perché ne avevo parlato prima all'inizio del intervento. Di solito quando si arriva a questo punto diceva per cambiare il trattato di Maastricht tu devi mettere d'accordo all'unanimità 27 paesi, e questo qui è bello, funziona così. Tu la metti d'accordo la Germania in una politica del genere? Difficile. Attraverso queste politiche la Germania e altri paesi mantengono la leadership economica dell'Unione Europea, e allora questo non c'entra assolutamente nulla, perché tu per fare un'operazione del genere non hai bisogno di andare a cambiare il trattato di Maastricht, ma hai bisogno soltanto di cambiare una misera e spregevole frase che sta invece nel trattato di istituzione della Banca Centrale Europea. Devi semplicemente ampliare una frase che è quella del trattato che istituisce la Banca Centrale Europea, dove dice che la missione della Banca Centrale Europea è quello di 1. Mantenere i tassi di interesse stabili, 2. Avere l'obiettivo dalla famosa inflazione al 2%, perché secondo gli economisti è un livello attraverso il quale, l'economia funziona bene. Basterebbe semplicemente aggiungere uno o due commi a quel trattato, che non è che istitutivo, ma semplicemente dell'Unione Europea, del trattato istitutivo della Banca Centrale Europea, e dare mandato alla Banca Centrale Europea nel dire: fra le tue missioni sì, c'è quello del 2%, c'è quello di mantenere i tassi di interesse stabili, però c'è anche quello di perseguire la piena occupazione, per esempio. Quindi la missione non è più quella attraverso i quali tu, per mantenere il 2% di inflazione piuttosto che i tassi di interesse, che devi trattare, devi fare politica economica solo con le banche. Perché tu con le banche non ne crei i posti di lavoro, anzi con le banche di solito ti tolgono i posti di lavoro, no? Allora basterebbe semplicemente questo per fare questa operazione. Quindi l'invito sarebbe fare questa. No, perché non lo fanno? Ma lì è politica, non è più economia. Guarda, cosa succedono poi? La domanda non è banale, è una domanda, voglio dire, intelligente. Semplicemente perché in Europa esistono delle nazioni che hanno la leadership dell'economia e che coincidono put a caso con quelle nazioni che sono molto più benestanti. E se tu vai a vedere quel famoso 1%, voglio dire, di persone super ricche che detengono più del 60% delle risorse mondiali, tu li vai a vedere e stanno proprio lì. La risposta, diciamo che questa qui è abbastanza. La risposta abbastanza è che così è tutto il popolo della ricchezza. Sì, dell'1%. Quindi più tempo l'invito sarebbe quello di studiare un pizzichino di più, perché se tante persone, ma tante persone, fossero consapevoli di questo meccanismo, perché vi garantisco fa veramente rabbia sapere che la Banca Centrale Europea si inventa i soldi, si compra i pezzi di debito pubblico italiano, e fino a qui fa bene, perché fino adesso ha salvato il salvabile che c'era in Italia, dico fa bene fino a questo punto, però l'idea secondo cui che loro, pigiando 4 tasse, si inventano i soldi, noi li dobbiamo restituire alla Banca Centrale Europea, non sa nemmeno cosa farne, e addirittura l'unica cosa che può fare è cancellare quel valore, e la cosa mi fa un po' incazzare. Ma io penso che tu ci hai fornito la spiegazione della situazione, no? Però il perché è una motivazione politica, cioè, non interessa a nessuno, perché comunque avere un debito è sempre la scusa con cui il governante ti può imporre delle cose, e poi non sono mai delle cose prettamente economiche, perché dietro una serie di misure politiche ed economiche loro però ti chiedono delle rinunce non solo in termini economici, quindi come dire, c'è l'interesse della Germania e di altri stati sicuramente. Il Job Act da dove è nato? Esattamente. È nato da quell'esigenza che vuole che nel mondo ci sia una concorrenza, ok? Una concorrenza fra lavoratori, dove tu devi essere
più competitivo, sempre più competitivo, e deve, e guarda che quando vinciamo noi c'è un altro pezzo di mondo che perde, e quando riescono a vincere loro qualcosa siamo noi che stiamo in crisi, per cui è un cane che si morde, che è un cane che si morde la coda. Ma anche noi non siamo la stessa, perché guarda, non è assolutamente pensabile che le economie, possano, che non devono essere condannate a crescere, perché la crescita infinita non può esistere. Ho fatto, con l'euro ci ha buttato la crisi, purtroppo. Aspetta, non possiamo incontrare. L'euro è stato uno strumento che ha portato a questa crisi. È bello, è indiscutibile. Ma non l'euro in sé, è proprio il meccanismo che ci hanno creato. Posso dire che non sono un economista, per questa. Ma lo siamo, sì. Tanti punti di vista. Però credo che anche questa esasperazione nel parlare del debito pubblico, cioè, ho avuto l'impressione che il debito pubblico c'è anche più di zero. Non è un problema. Non è un problema, perché ci sono paesi, il Giappone, con un'industrializzazione molto più avanzata, sì, della nostra, il Giappone c'è il 212%, gli Stati Uniti hanno un debito pubblico molto più alto del nostro, anche la Cina, con tutti, voglio dire, le discussioni che possiamo aprire su questo tipo di economia, per carità. Quindi ho l'impressione che quando si parla, e tutti i politici, cioè, pongono come primo punto della discussione quello del debito pubblico, è un problema, non è più un problema. Ma questo ci qua, guarda. Poi ho un'altra idea. Quello non è la loro moneta. Che non tutti i debiti devono essere pagati. E questo è un altro. E così come ritengo che i debiti dei paesi del terzo, del cosiddetto terzo mondo, hanno nei confronti dei paesi occidentali, debbano essere pazzi, ma lo potrebbero fare come così come ritengo che quelli dei trattati come Maastricht vadano superati. Ma tu guarda, preparati due domande semplici per, diciamo, la prima volta utile che incontro un politico che ha un ruolo istituzionale, ce lo bussi e gli fai tre domande, e gli fai proprio queste tre domande qua. Ti senti, ma è vero che la Banca Centrale Europea, attraverso i partiti di leasing, si inventa i soldi e compra il debito pubblico italiano? E se non lo sa, allora questo qui gli devi dire: senti, allora fai una cosa, tu hai un incarico istituzionale, comincia a studiare qualcosa, perché sai, siccome devi decidere tu per la vita di tutti, allora forse è meglio qualcosa lo studi. Oppure ti darò una risposta e ti dirà: sì, è vero. E poi poni un'altra domanda: ma quando noi gli restituiremo i soldi alla Banca Centrale Europea, che cosa farà la Banca Centrale Europea di questi soldi? Io non conoscevo questo meccanismo, però conferma quello che molti di noi pensano adesso, no? Che la storia del debito pubblico e determinati trattati, noi avremo, cioè, anche il regime del bilancio e il pareggio di bilancio in Costituzione. E sono tutti meccanismi però che confermano quello che pensiamo noi come movimento politico, che è quello della forma del riparto sostanzialmente, però, nella scusa, finanziaria, aspetta, hanno... perché per me però, lo aspetta, Stato non può aspetta, essere gestito però. Come un'azienda, bisogna chiarire alcune cose. Il pareggio di bilancio in Costituzione è una cosa assolutamente neutra, io sarei dire quasi giusta, ma vi spiego perché. Il pareggio di bilancio non è quello il problema, perché se tu intendi il pareggio di bilancio, anzi il pareggio di bilancio addirittura può essere positivo e ha delle connotazioni positive, perché tu dici hai 100, devi spendere 100, punto, questo è il pareggio di bilancio. Il problema sta che è calato in un contesto di regole marce che non vanno bene. Non è proprio il pareggio di bilancio in sé il nocciolo della questione. Il nocciolo è proprio il concetto che i debiti pubblici degli stati non possono essere paragonati al debito che ha una famiglia, perché sono due contabilità completamente diverse. Sapete perché? Perché le famiglie, io per pagare il mio famoso mutuo, che è il mio debito, io devo lavorare e devo incassare uno stipendio. Gli stati invece, l'Unione Europea attraverso la Banca Centrale Europea, oppure la Federal Reserve degli Stati Uniti, oppure la Banca Centrale Giapponese, oppure quella inglese,
hanno invece una facoltà in più, hanno una facoltà che possono aumentare la massa monetaria circolante, il famoso benefattore di cui parlavo prima. Allora, alla luce di questo, il pareggio di bilancio, pure che è inserito in Costituzione, è assolutamente indifferente. Il pareggio di bilancio ci rovina in Italia nel contesto delle regole. No, quello che ti volevo dire è questo, cioè tutto questo, voglio dire, è frutto di qualcosa che è naturale, che è nata così perché doveva nascere, o perché è figlio di qualcuno che ha pensato che è il sistema migliore per avere magari più potere rispetto ad altre parti della società. E mi sei già dato la risposta. Alla finanza, alle grandi finanze. Io non sono un economista, però poi mi domando, tutto questo sistema che gira così come tu benissimo hai descritto, ci credo perché penso che ho visto che sei competente con questa materia. Cioè è stato figlio dell'imponderabilità, cioè che doveva essere così, è figlio di politiche strutturate e organizzate in modo che. Voglio dire che se la grande finanza decide quello che deve succedere in Italia, in Europa, è stato scritto apposta. Tanto è vero che uno dei dogmi, cioè i dogmi assoluti delle politiche economiche europee, è il dogma del famoso deficit 3%. Cioè lo Stato, tutti gli Stati membri devono arrivare per far funzionare bene l'economia, devono avere due requisiti. Il primo requisito, non devono superare il 60% del debito pubblico rispetto al PIL, ne abbiamo già parlato. Poi c'è un altro dogma, che è il famoso 3% di deficit, cioè rispetto a quello che tu Stato incassi non devi spendere più del 3% rispetto al prodotto interno lordo. Va bene? Quindi è un meccanismo un po' calibrato così. Allora dici, ma questo 3% da dove è venuto fuori? Sarà venuto fuori da un simposio di grandi economisti di caratura mondiale che si sono chiusi in una stanza e dall'alto della loro scienza hanno detto questo è il numero magico? No. Sapete da dove è nato il 3%? Il 3% è nato... Ma ci parla del 3% che ce lo stiamo sognando l'anno. È nato in una riunione del gabinetto. Il famoso 3% non è importante. È nato in una riunione di gabinetto della Presidenza della Repubblica francese, dove praticamente quando era di turno alla Presidenza dell'Unione Europea c'era qualcuno che ha detto ma cioè noi dobbiamo costruire queste regole e qui dobbiamo stabilire dei criteri. Sono messi d'accordo sul 60%. Sul fatto del 3% la cosa è venuta praticamente casuale. Siccome la responsabilità in quel momento in Unione Europea la Presidenza era affidata alla Francia, nel gabinetto della Presidenza della Repubblica ha detto ma noi dobbiamo stabilire un tetto di deficit quale può essere? Allora qualcuno ha detto vabbè forse può essere 10, no mi sembra assai, 5, forse ancora assai, 0, no 0 non si può perché poi non ci riusciamo, e è uscito e sono solo diventati così il 3%. Resta però sempre il famoso problema a monte, perché se tu togli il patto di stabilità degli enti locali, che sono già comunque una voragine di debiti, no? A un certo punto è stata cristallizzata la situazione, quindi si sono innescati i famosi patti di stabilità, e l'unica appunto della GIST che secondo Napoli che riesce a combattere questa cosa. Cioè io sono, in principio sono d'accordo, però c'è sempre il famoso problema di fondo, che se tu elimini il patto di stabilità, cioè nel giro di due anni ti salta il sistema attuale, il sistema economico italiano, questo è il punto. Cioè se non c'è dietro una ridefinizione totale proprio delle regole europee, non solo europee, anche oltre, perché guarda che se non viene scardinato il meccanismo dei paradisi fiscali, la possibilità di trasferire i costi, cioè in Italia noi abbiamo le multinazionali che non pagano un centesimo di soldi, ma sapete con quali meccanismi? Perché questo qui bisognerebbe pure dire, bisognerebbe dire con quali sono i meccanismi. Spostando la sede. No, vi posso raccontare un meccanismo semplice che adesso per fortuna è stato bloccato, però era proprio, andava avanti fino a qualche anno fa, no? Allora, una multinazionale
statunitense, facciamo l'esempio, viene a impianto, diciamo, fa una produzione in Italia, quindi fa una produzione di quello che volete in Italia, e quindi in Italia produce degli utili. Però che cosa succede? Negli Stati Uniti ci sono alcuni stati degli Stati Uniti, il Delaware per esempio, che è un paradiso fiscale, cioè si pagano molte meno tasse in Delaware rispetto per esempio allo stato di Washington. Va bene? Allora tu che cosa fai? Questa società che sta negli Stati Uniti vuole lavorare in Italia per fare degli affari, nel Delaware paga il 5% di tasse. No. In Italia paga circa il 63% di tasse fra IRAP e IRES. Allora, in mezzo ci sta sempre un famoso paradiso fiscale, va bene? Allora tu che cosa fai? Trasferisci alcuni costi, quindi tu puoi, non lo so, attraverso le isole Cayman, dove hai impiantato una società, fatturare alla tua stessa società italiana la vendita di un prodotto. E allora dici, guarda, io gli vendo un pacco di penne BIC che contiene 100 penne BIC che non lo so, costeranno 15 centesimi l'una, costano 1000 euro l'una, quindi un pacco di 100 penne BIC 100.000 euro. Fai una semplice fattura e quindi tu hai trasferito i costi, li hai trasferiti da un'altra parte. Allora, se tu in Italia hai prodotto 100.000 euro di utili, siccome arriva sta fattura dalle isole Cayman, i 100.000 euro di utile sono spariti, quindi in Italia pagherai zero tasse. I soldi te li sei trasferiti dalle isole Cayman, dove c'è una legislazione che è molto curiosa. Un residente delle isole Cayman, se si apre un'attività commerciale, paga le tasse come tutti gli altri. Se viene uno di fuori e apre una società, le tasse non le deve pagare. C'è l'imposizione fiscale per la zero, cioè, ma questa è pazzia, cioè, è follia allo stato puro. E questi meccanismi servono proprio per questi trasferimenti, perché nei paesi dove le tasse sono care tu non li paghi perché trasferisci i costi o con delle fatturazioni molto gonfiate, un pacco di penne BIC 100.000 euro, oppure addirittura una fattura palesemente falsa, ad esempio ho fatto una consulenza per 100.000 euro, sparisce l'utile in Italia, lì non paghi le tasse. E da lì ti trasferisci negli Stati Uniti. E negli Stati Uniti non in un paese di un libero stato qualsiasi, ma nel Delaware dove c'è il 5%, quindi capisci? Che si fanno i sistemi della globalizzazione economica, voglio dire, con i quali ci impazziamo ormai da questa volta. Ragazzi, direi di chiudere la cosa sul debito, giusto? Sì. Che il fatto di non riconoscere il debito potrebbe essere la risposta, oh, però in passato c'è chi ci ha provato, mi sembra che si è battuto con questa cosa, sono tutti morti, la Kennedy a Sankara, cioè chi si è messo contro il sistema del credito è stato ucciso. Però per esempio l'Islanda a un certo punto non ha riconosciuto il debito delle banche non statali nazionalizzandole, e l'Islanda si è ripresa, cioè è anche un posto di crescita economica, però, di scelta politica. Però anche l'Argentina che ha detto io non parlo a un cacchio di nessuno, arrangiatevi, chi ci ha rimesso la penna più o meno 40.000 piccoli investitori italiani, dove le banche hanno venduto a questi piccoli investitori. Quindi anche il fatto di non riconoscere tu pure il debito sbagliato, perché va a colpire poi dopo quelle stesse fasce di popolazioni magari che hanno investito in alcuni titoli, magari titoli di Stato, no? Tu dici, ma somme 20.000, 30.000, 10.000, 15.000, che alcune volte possono essere anche risparmio di una vita, capito? Quindi il non riconoscimento tu pure del debito è un, diciamo, è difficile. Che importa sui ricchi, ma poi non sarebbe nemmeno necessario. Poi in Italia ci sono tutta una serie di cose, perché abbiamo la corruzione, abbiamo la mafia, per esempio è sparito completamente. Cioè non si parla proprio della Draghi, da questa campagna elettorale non si sa. Perché il nostro programma sulle giustizie è stato molto
molto criticato. Ecco cosa vogliamo fare. Perché prevede l'abolizione del castello statico del 41. Ma io sono d'accordo. E questo per una serie di questioni certamente, come dire, male, no? Oltre che come vi ritenevo che non sia assolutamente uno strumento efficace nella lotta alla mafia. E di fatto poi Giovanni Passante è sostenitore del candidato di Potere al Popolo, quindi questa è stata, diciamo, una risposta forte di un'antimafia sociale, però noi ci hanno detto che noi siamo stati quelli dell'assistere alle mafie in questa campagna elettorale. Poi c'è Potere al Popolo nasce da Napoli, dall'esperienza di Luiso Paz, che è un'esperienza di mutualismo e di solidarietà, che a Napoli rappresenta sicuramente la grande alternativa alla mafia ed è un antimafia sociale, perché vogliamo dire, non so se conoscete il centro sociale di Sorpazzo, però è lì che nasce il Dopo-Scuola Popolare, l'ambulatorio popolare per chi non può pagarsi, la mensa per i poveri, cioè c'è una struttura di mutualismo serio, perché l'antimafia dei salotti concettuale si è dovuta un attimino rivedere, perché di fatto hanno dimostrato che è creando una rete di socialità, soprattutto i diritti che si sottrae, si toglie valore alle mafie, non è una spreco di potere, non è come dire, aumentando le leggi. E poi su questo qui ci facciamo un'altra puntata, che è questa legalizzazione, mi auguro. Abbiamo ascoltato, ci dicono sempre che chi dice l'ha detto, legge una critica su Facebook. Noi siamo quelli di sinistra che perdiamo voti perché parliamo di antifascismo, di omosessualità e di droga e di droghe. Allora, io ti scusa, allora, sai che il comunista è picchiore, puttana, è negro. No, io credo che non eravamo abbastanza comunisti. No, la critica è che non eravamo abbastanza comunisti, perché un vero comunista non dice queste cose e vota Marco Rizzo, mi ha scritto questo qua. E quindi invece noi, questa è stata la critica di ieri, insomma, mi sa che dico, guarda, hai sbagliato partito, perché la Meloni è molto d'accordo con te, quindi forse lo slogan più che Rizzo fa troppo. Comunque concludiamo. Ce n'è comunista che non è libertario. Concludiamo di certo che abbiamo parlato di diritti LGBT, abbiamo parlato anche di economia, adesso una scena sulla giustizia, e comunque è stato un incontro proficuo dove si sono affrontati vari temi in maniera seria e ascoltando, soprattutto cosa che manca alla politica attuale, l'ascolto. Ringrazio Marco Marchese e Fabio Cristiano per essere stati qui insieme a noi, ringrazio tutti i militanti di Potere al Popolo, grazie. Devo ringraziare Marco, perché è stato Marco che ha voluto fare un incontro. Grazie al moderatore.